importante ritrovarsi anche quest'anno per una pia pratica come la Via Crucis, ritrovarsi come confraternite, soprattutto perché sappiamo quanto le confraternite abbiano a cuore la Settimana Santa e in particolare la meditazione e la riflessione sulla passione del Signore. È un tesoro prezioso perché meditare sulla passione del Signore, sulla Via Crucis, è in fondo un riscoprire, contemplare l'umanità di Gesù. Attraverso la sua umanità il Signore è vicino a noi, il Signore condivide la nostra sofferenza, il nostro dolore, il nostro smarrimento e anche l'abbandono, la solitudine, anche l'amarezza del nostro peccato. E allora contemplare le varie stazioni della Via Crucis in fondo significa con Gesù sentirlo vicino al nostro cammino complesso, difficile. E quest'anno sappiamo quanto questo sia importante. Abbiamo bisogno di sentire vicino il Signore. Abbiamo bisogno di sentirlo umanamente comprensivo verso di noi. Abbiamo bisogno di sentirlo vicino per chiedergli anche perdono della nostra mediocrità, dei nostri sbagli, delle nostre insufficienze. E allora, come confraternite, anche quest'anno vogliamo curare l'importanza della passione del Signore e non dimenticare la conclusione, cioè dove porta la passione del Signore. La passione del Signore porta alla risurrezione, porta alla vita nuova, porta alla luce. E noi desideriamo, mai come quest'anno, la luce. Allora viviamo questo percorso, viviamolo con intensità particolare quest'anno. Lo viviamo se penalizzati nelle espressioni esteriori, ma lo vivremo maggiormente intenso nella nostra partecipazione interiore. Ricordiamo tutte le persone che soffrono in questo momento, e sono tante, per la pandemia. Ricordiamo le tante persone morte per questo virus così terribile. Ricordiamo e presentiamo al Signore il desiderio di risurrezione. Che questa nostra intenzione, questa nostra Via Crucis sostenga il nostro cammino di fede, ma soprattutto ci prepari a vivere una Pasqua di luce e di novità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi e con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, in questo momento di preghiera chiediamo di aprirci al mistero di Cristo che attraverso la sua passione e sofferenza ha voluto morire per noi. Col dono del suo Spirito possiamo comprendere e penetrare il dono che Gesù, attraverso la croce, ha portato a tutti gli uomini. La contemplazione del suo dolore, che per noi è la sapienza della croce, ci permette di capire il senso del nostro dolore. Assomigliare a Cristo in ogni circostanza, fosse anche quella del dolore, è in modo proprio una vocazione. Preghiamo. O Dio che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza, Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore, morto in croce per noi, donaci di accogliere gli insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
Se tu sei il Cristo, dillo a noi, rispose loro. Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. Allora tutti dissero, tu dunque sei il figlio di Dio? Ed egli rispose loro, voi stessi dite che io lo sono. E quelli dissero, che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca. Quanto conta un uomo e quanto conta la legge? Innocente o colpevole, quanto importa dell'uno o dell'altro? Non valgono forse più la procedura e l'ordine garantito? Non importa che sia fatta giustizia, ma che la legge funzioni, questo importa. Anche se il processo è iniquo, la procedura è salva, l'ordine è preservato. Le parole del Nazareno hanno suonato come una bestemmia e la procedura s'avvia ineluttabile, senza lasciare scampo. Ha osato sfidare la legge e dalla legge è stato punito. Lui che le si era sottomesso fino al più piccolo dei suoi segni, da lì ha mostrato quanto più grande fosse il cuore dell'uomo rispetto agli angusti confini di precetti e normative. Ha osato mostrare che la legge è una piccola goccia che scompare nell'oceano, a cui sa allargarsi l'animo umano. Così l'innocente è condannato, ingiustizia è fatta, ma la legge è salva, con tutte le sue procedure. Verrà il giorno in cui il giusto condannato siederà a giudicare e la nostra speranza certa non sta nella legge, ma in quel cuore che ha dimostrato di essere infinitamente più grande. Preghiamo insieme e diciamo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che un innocente è condannato, abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che un uomo o una donna sono trattati come uno scarto, abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che non lottiamo per la verità e la giustizia, abbi pietà di noi. Signore Gesù, ogni volta che dubitiamo della tua compassione, abbi pietà di noi. Santa Madre dei noi Padre, che le piace del Signore, siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù prende la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Lui, che ci aveva chiesto di prendere la nostra croce, ci mostra su di sé che cosa significa. Nella croce Gesù, il giusto, prende l'ingiustizia di tutti, il male del mondo intero, e ne fa un gesto d'amore per tutti e per ciascuno. Con quel gesto l'uomo non è più schiacciato dal peccato, perché un altro porta sulle spalle quella colpa. In quel gesto rinasce la speranza nella storia di ogni giorno. Prendere la croce non è un gesto di rassegnazione, ma un confermarsi e assumere quella forma che accoglie terra e cielo e abbraccia il mondo, facendo tutto confluire nel suo cuore. Guardiamo a quest'uomo curvo,
sotto il peso dei nostri limiti, per poter riprendere a camminare come uomini salvati. Preghiamo insieme e diciamo: donaci di portare la croce. Donaci di portare la croce. Padre, quando la fatica delle giornate sembra rendere tutto insopportabile, donaci di portare la croce. Padre, quando guardiamo i poveri che portano la croce come se fosse un problema loro, donaci di portare la croce. Padre, quando riteniamo che il dolore non sia altro che una maledizione, donaci di portare la croce. Padre, quando pensiamo che a questo tempo non possiamo offrire nulla, donaci di portare la croce. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Chi non prende la tua croce e non mi segue non è degno di me. Affidarsi al Signore significa seguirlo, accettare tutto quanto ci capita. Il più meschino pensiero si annida nel nostro cuore per convincerlo che seguire Lui è un di meno. La vita cristiana ci mostra invece che seguirlo può sembrare sacrificio, ma è per la gioia. Il sacrificio è condizione per assomigliarvi. Cristo non spiega in astratto le ragioni della sofferenza, ma prima di tutto dice: segui, vieni, prendi parte con la tua sofferenza e questa opera di salvezza nel mondo, che si compie per mezzo della mia sofferenza, per mezzo della mia croce. Man mano che l'uomo prende la sua croce, unendosi alla croce di Cristo, si rivela davanti a Lui il senso salvifico della sofferenza. E allora l'uomo trovò nella sua sofferenza la pace interiore e perfino la gioia spirituale. Preghiamo insieme e diciamo: insegnaci a fare memoria di te. Insegnaci a fare memoria di te. Quando il peso e la fatica sembrano opprimere la nostra gioia, insegnaci a fare memoria di te. Quando vorremmo trovare risposte al nostro dolore e ci dimentichiamo che tu sei la risposta, insegnaci a fare memoria di te. Quando le nostre giornate diventano il luogo in cui il tentativo di bastare a noi stessi, insegnaci a fare memoria di te. Quando schiacciati dal peccato ci siamo illusi della forza e non invece della tua grazia, insegnaci a fare memoria di te. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo.
ancora giunta la mia ora. La madre dice sempre, fate quello che vi dirà. Maria aveva imparato a stare alla parola di quel Dio che l'aveva visitata giovanissima, per svelare il suo disegno sui lei. Una proposta inimmaginabile, diventare la madre di Dio, insieme a una profezia tremenda. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ora, sul tuo calvario, le lacrime le avevano scavato un solco nelle guance. Ma quando il suo sguardo incontra quello di Gesù, Maria va solo desiderata di essere una cosa sola con lui. Preghiamo insieme, diciamo, fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Fa che possiamo contemplare nei nostri figli il mistero che custodiscono. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Per tutti gli uomini che soffrono nel corpo e nello spirito, possono avere la compagnia di un fratello. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. O Signore, fa che siamo docili a seguire ciò che tu ci dirai quando parli nella nostra vita. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Santa Madre dei noi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene che tornava dai campi e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Nell'ora più buia, Gesù è abbandonato da tutti. Coloro che ha guarito, sanato e salvato non ci sono più. O forse stanno seguendo quel calvario silenziosamente, per paura dei soldati. La croce più pesante da portare è quando non c'è nessuno che cammini con te e che ti ama. Nel momento più difficile, la vita fa incontrare Gesù e il cirenino, con quest'ultimo che viene obbligato a portare la croce del condannato a morte. A Simone non viene chiesto di dare soluzioni, consolare o risolvere problemi, ma solo di accompagnare ed esserci. Invece a Gesù viene chiesto il passo più difficile, lasciare che qualcuno porti la croce insieme a te o per te, dare il permesso di lasciarti guardare per la tua debolezza, per la tua fragilità e lasciarti amare così come sei. Preghiamo insieme, diciamo, Signore, donaci un cirenino. Signore, donaci un cirenino. Signore Dio, aiutami a riconoscerti in un cirenino, non solo nel bisogno, ma anche nel quotidiano della mia vita. Preghiamo. Signore, donaci un cirenino. Signore Dio, insegnami a saper guardare le mie debolezze come le guardi tu. Preghiamo. Signore, donaci un cirenino. Signore Dio, che in Simone hai trovato una persona umile e capace di portare la croce con te, ricorda sempre di chi vive la tenebra della solitudine. Preghiamo. Signore, donaci un cirenino. Signore Dio, fammi sperimentare un dono di saper essere a mia volta un cirenino, senza paura e vergogna delle fragilità del fratello. Preghiamo. Signore, donaci un cirenino. Santa Madre dei noi Padre, che le
Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Gesù era a Betania, in casa di Simone il leproso. Mentre egli era a tavola, entrò una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno d'olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni, indignatisi, dicevano tra di loro: perché si è fatto questo spreco d'olio? Meditazione. Una vita sintetizzata in un gesto che rivela l'interiorità del cuore. L'agire di questa donna, autenticamente buona e sconosciuta ai Vangeli, richiama il profumo avvolgente del nardo che un'altra donna, arresasi all'amore, sparse su Gesù. Distanziandosi dalla folla, spettatrice di violenza, Veronica si lascia raggiungere da quello stesso amore intravisto nel volto deturpato del Signore. E, guardando oltre lo scempio, compie un atto di umile servizio, un gesto di coraggiosa solidarietà, intimo e luminosissimo, che farà di lei, Veronica, la vera icona di Gesù, colui che l'amore rese solidale ad ogni uomo. Preghiamo insieme e diciamo: donaci uno sguardo sapente, Signore. Donaci uno sguardo sapente, Signore. Perché i nostri gesti custodiscono con gratitudine la creazione con cui siamo profondamente uniti. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti restituiscono dignità ai fratelli e alle sorelle che vivono situazioni di fragilità e di degrado umano. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti sostengano la speranza di quanti vivono la malattia e il lutto. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Perché i nostri gesti diano il primato all'altro e promuovano la cultura dell'incontro. Donaci uno sguardo sapiente, Signore. Santa Madre, settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Ciascuno di noi sperimenta nella sua esistenza il peso della vita, la paura o l'incertezza del futuro e la tensione tra il desiderio di amare e l'evidenza dell'egoismo, del peccato, dell'indifferenza che a volte ci vince. Molti di noi in questo tempo sentono il peso della sofferenza, del disagio o della solitudine. Il Signore Gesù, ancora una volta, si fa nostro compagno di strada. Sotto il peso della croce, anche Lui cade stremato ed impotente. L'unica forza rimasta per Lui è quella dell'amore. E così anche noi
abbattuti dal peso delle nostre tribolazioni, ma accompagnati da quell'amore possiamo trovare la forza di rialzarci e una strada di vita e di resurrezione. Una strada di vita che passa attraverso la pazienza e la virtù. Una strada di speranza che non delude perché è fondata sull'amore di Dio che Egli ha riversato nei nostri cuori e che è un amore fedele. Preghiamo insieme e diciamo: donaci speranza, Signore. Donaci speranza, Signore. Per ciascuno di noi, ogni volta che sentiamo il peso dei nostri errori e cadiamo subito nell'egoismo e nell'indifferenza. Donaci speranza, Signore. Quando il futuro ci sembra incerto e ci fa paura, quando non sappiamo quale strada intraprendere e l'incapacità di decidere ci immobilizza. Donaci speranza, Signore. Se non troviamo modi concreti per esprimere l'amore che vorremmo vivere e donare, donaci speranza, Signore. Per tutti coloro che temono di non riuscire più a rialzarsi, perché hanno perso il lavoro, perché ammalati, perché carcerati, perché bloccati senza prospettive in un paese straniero, donaci speranza, Signore. Adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Gesù sembra rimproverare le donne di Gerusalemme che lo seguono e piangono su di lui. Forse è un rimprovero rivolto a una pietà sentimentale che non diventa conversione e fede vissuta. Non serve compiangere a parole le sofferenze di questo mondo mentre la nostra vita continua, come sempre. Lo sguardo a Cristo non si può portare se non nella coscienza di essere peccatori. Che si è peccatori è un giudizio solo se emerge guardando in faccia il Signore che soffre. Le nostre giornate sono dominate invece dalla distrazione, così il cuore rimane ampio e in quello che facciamo siamo pieni di pretesa. Anche a noi Gesù dice: non piangete su di me, ma piangete su voi stessi. Preghiamo insieme e diciamo: rendi feconda la nostra vita, o Padre. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Insegnaci, Padre, a non banalizzare il male per poter stare tranquilli e continuare la nostra vita di sempre. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Insegnaci ad essere seri e responsabili nell'educazione dei nostri ragazzi, in modo che possano incontrare una strada per il loro cammino. Rendi feconda la nostra vita, o Padre. Fa che non ci limitiamo ad offrire solo parole di compassione, ma convertici e donaci una nuova vita affinché non ci stanchiamo mai di servire Gesù per portarlo anche ai nostri fratelli. Rendi conto la nostra vita, o Padre. Aiutaci a costruire luoghi vedendo i quali il desiderio che abita nel cuore di ogni uomo possa essere risvegliato. Rendi conto la nostra vita, o Padre. Santa Madre de noi Fate, che le piace del Signore.
tentazione, Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Salva, amico Dio, l'acqua ti giunge alla gola. Affondo nel fango e non so stendo. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. La mia gola è rialza. I miei occhi si consumano nella presa del mio Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Signore, tu cadi per la terza volta sotto il peso delle nostre colpe e ancora oggi continui a cadere con noi sotto le croci che ci hanno trasformato. Come pesante la croce carica dei nostri rifiuti, delle nostre paure, dei nostri egoismi, delle nostre ingiustizie e durezze di cuore. Se il ricaduto della polvere è diventato dell'argine, è apparente un poco incredibile per chi ti ha visto precipitare al suolo, ma ricordi sempre dentro di te il limite come punto di inizio, perché tu cominci sempre dallo stato, dalla fine, dagli avanzi, da ciò che per il mondo è insignificante. Tu cadi perché io possa rialzarmi. Tu cadi per ricordarmi che anche senza fiato, senza forze, io sono comunque amato. E anche in questo momento così difficile per l'umanità intera, tu sei lì con noi per ricordarci che nessuno si salva da solo e ci si può salvare unicamente insieme. Cadono tutti al suolo gli stereotipi con cui mascheriamo il rispetto, sempre preoccupati della propria immagine, e risalta ancora una volta l'apparenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli, tutti di uno stesso padre. Preghiamo insieme e diciamo Kyrie eleison. Kyrie eleison. Signore Gesù, insegnaci ad affrontare ogni pericolo da fratelli, uniti nel tuo amore. Kyrie eleison. Signore Gesù, che ti fai regole tra i deboli, insegnaci la sapienza che salva. Kyrie eleison. Signore Gesù, insegnaci a rialzarci dal peso delle nostre cadute, contando sul tuo amore. Signore Gesù, aiutaci a comprendere che l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri, che la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Miserere nostri domini. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Un brando di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Il vestito al tempo di Gesù coincideva con la dignità della persona, la sua funzione, il grado di appartenenza alla società. Questa è più di una semplice spoliazione. Diventa il rifiuto da parte della società. Non sei più uomo. Ti viene tolto quello che sei. Il nome, il vestito, la dignità. Sei condannato ad essere gettato fuori dalla porta della città. Il potere spirituale e il potere temporale si accordano per negare la dignità di uomo a Gesù di Nazaret. Davanti a ciò ci viene rivolta oggi la stessa domanda di Gesù ai suoi di ogni epoca e di ogni tempo. E voi chi dite che io sia? Preghiamo insieme, diciamo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando non riusciamo a riconoscerti e a chiamarti per nome, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando schiacciamo la dignità di ogni uomo e donna, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando ci accontentiamo di stare dalla parte dei potenti, abbi pietà di noi. Signore Gesù, quando sfidacciamo l'unità della tua Chiesa, abbi pietà di noi. Undicesima stazione. Gesù è crocifisso. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro, invece, lo rimproverava, dicendo: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Chi poteva immaginare la tua misericordia? Quando pensiamo alla tua bontà, oh Padre, vediamo un genitore che atterra il torno del figlio ed esce di casa per recuperare un altro. Vediamo uno straniero che si china a raccogliere uno dei nostri, a caricarlo sul suo mulo e a pagare per lui. Oppure una madre che raccoglie tra le braccia il corpo di suo figlio, dalla croce o dal mare. Chi poteva immaginare quale fosse l'icona della tua misericordia? E ridiamo e accusiamo e diamo aceto ai nostri vicini. Poi sappiamo che a destra o a sinistra ci siamo anche noi e giustamente riceviamo quanto abbiamo meritato. Chi poteva immaginare quale fosse la realtà della tua misericordia? Preghiamo insieme e diciamo: Mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre, nel tuo Figlio crocifisso, rivedi come hai amato il mondo. Donaci uno spirito.
e noi, chiacchierando, non ascoltiamo. Liberaci dalle parole vane. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre, tu accogli ogni nostro gesto, timido, principiante e scomposto. Modellaci sullo stile di Gesù che dona la vita. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Padre, che non sprechi mai una parola, ripeti ancora una volta la tua chiamata. Oggi con me sarai nel paradiso. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Santa Madre de noi Padre, che le piace del Signore, siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. La sapienza della croce la si comprende guardando al Padre. E l'insistere di Dio nella nostra vita che ci permette di capire il mistero di un amore che si dona fino alla morte. Le misure umane sono misere, a volte generose, ma la misura del Padre è sovrabbondante, perché non solo condivide il nostro dolore, ma lo assume finché il nostro si riempie di significato. Ecco perché non possiamo scordare a quale prezzo siamo stati salvati. È una compagnia quotidiana questa consapevolezza. Il sacrificio non è un'obiezione, neanche la sconfitta umana è un'obiezione, ma è la radice della resurrezione, della possibilità di una vita vera. Preghiamo insieme, diciamo: la tua croce è la nostra sapienza. La tua croce è la nostra sapienza. Quando ci sentiamo smarriti e confusi, donaci di ricordare che la tua croce è la nostra sapienza. Quando vorremmo usare le fatiche ed eliminare il dolore, facci dono di ricordare che la tua croce è la nostra sapienza. Quando tra noi valutiamo e critichiamo l'altro, non per quello che è, ma per la cultura che ha, posizionaci perché la tua croce è la nostra sapienza. Quando il silenzio ci impressiona, la paura ci sconsola e l'angoscia ci paralizza, non farci dimenticare che la tua croce è la nostra sapienza. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato dei grandi. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Gesù non è più sulla croce, non può restare esposto, è la vigilia della festa. Mentre il Padre accoglie l'ultimo respiro del Figlio eletto, le nostre mani faticano a schiodare gli arti.
calano dalla croce il corpo inerte nella pesantezza dello svuotamento assoluto. Maria, come lo accettò promesso, ora lo accoglie consumato. Sulla cima del Golgota, relitto solitario dell'immane tragedia, rimane la croce. Appare la nostra unica verità, il frutto cade dall'albero, noi cadiamo con lui sotto i nostri rimorsi e la nostra vergogna. Intrisi di un sangue che non è il nostro, abbiamo vendemmiato il giusto. Chi lo stacco dalla croce diventa senza volerlo il seminatore della salvezza. Gesù si lascia porre in attesa per sposare l'umanità nel suo allontanamento da Dio. Il suo volto non è di un vinto, ma di un vincitore. La sua vita è racchiusa tra due grotte, quella della nascita e quella della morte. Giuseppe, membro del Sinedrio, era di loro, ma ora sono le sue mani ad accogliere con cura il corpo di Gesù. Ricco di generosità, non teme di affrontare il crudele Pilato. Primo obiettore di coscienza, insegnerà nei secoli la possibilità di ribellarsi all'ingiustizia, schierandosi con le vittime. Ogni cristiano deve accogliere la sua croce, ma deve anche schiodare tutti coloro che sono appesi. Maria l'aveva avvolto in fasce e adagiato nella mangiatoia. Giuseppe di Arimatia lo avvolge nel lenzuolo e lo pone nel sepolcro. Il grembo della Madre Terra, che accoglie il nuovo Adamo, è vergine come quello di Maria. Le braccia aperte della Chiesa Madre sono come l'altare che ci offre il corpo di Cristo. Nell'ora terribile, quando la speranza viene meno e siamo portati a ignorare Dio, contempliamo lo squarcio di luce che si sta aprendo nella crosta della terra, come un parto da cui nasce la vita vera. Preghiamo insieme e diciamo: donaci di sperare contro ogni speranza. Gesù, mentre il tuo corpo scende dalla croce, tutta la nostra umanità ascende verso nuove possibilità. Intanto giunge dall'altra collina l'eco delle beatitudini. Donaci di sperare contro ogni speranza. Gesù, un Giuseppe ti ha tenuto tra le braccia quando eri bambino. Un altro Giuseppe ora ti prende tra le braccia. Rendici coraggiosi, senza pentimenti o riserve, anche nei giorni amari della speranza infrante. Donaci di sperare contro ogni speranza. Gesù, quando dormi un sonno che somiglia alla morte, mentre stai a poppa della nave del mondo, come quando una volta dormivi sul lago, ricordaci che la storia appartiene al tuo amore totale. Donaci di sperare contro ogni speranza. Le poniamo ai tuoi piedi, Signore, tutti coloro che non desiderano incontrarti, ma non hanno nessuno che li aiuti ad avvicinarsi a te. Donaci di sperare contro ogni speranza. Santa Madre, adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Giuseppe di Arimatea lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parascene e già splendevano le luci del sabato. Il corpo di Gesù, morto, viene calato dalla croce e posto nel sepolcro.
sepoltura coincide con l'immersione di Cristo nell'abisso della morte. Egli è entrato nel silenzio, nella solitudine, nell'abbandono inconcepibile che connota questa esperienza. I suoi amici e sua madre si sono scontrati con il mistero della sua assenza. In questo modo Gesù ha condiviso il destino dell'uomo fino all'ultimo, fino all'estremo limite della nostra condizione, fino alla sepoltura. Perché lo ha fatto? Il sabato santo è la terra di nessuno, tra la morte e la risurrezione. Ma in questa terra di nessuno è entrato lui, l'unico che l'ha attraversata con i segni della sua passione per l'uomo. La deposizione è il segno dell'abbraccio totale di Cristo alla nostra vita. Si è fatto compagno, realmente, e ha portato la sua presenza dentro l'oscurità. Ancora oggi ci raggiunge per strapparci alla solitudine e alla disperazione, perché nel fondo più estremo della miseria umana risuoni la voce di Dio. Egli, con il suo amore, è penetrato nella morte, portando la vita. Preghiamo insieme e diciamo: donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per chi vive nell'angoscia, nella solitudine e nella disperazione. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per tutti coloro che soffrono, per gli ammalati e per quanti sono morti durante i mesi della pandemia. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per tutti i cristiani, perché possano testimoniare la tua presenza, compagnia e significato della vita degli uomini. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Per noi più presenti, perché sempre di più sperimentiamo l'abbraccio del tuo amore. Donaci la tua presenza, Signore, sorgente della speranza. Cristo, luce della vita, illumina il cammino. La sua presenza è la nostra gioia, la sua gioia è la nostra forza. È la gioia di un amore che alla fine vincerà. Ecco perché possiamo sperare. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il Signore è nostra luce e nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.